voi ci credete se vi dico che io sono veramente curioso ed ansioso, curioso ed ansioso di capire domenica sera cosa accadrà? È vero, c'è la partita fondamentale della quale io immagino un risultato che non può essere diverso dalla vittoria, perché non oso neanche lontanamente presupporre che il Napoli scenda in campo. Non dico che possa snobbarla questa partita, ma nemmeno lontanamente prenderla sotto gamba. Io sono sicuro che i calciatori di Gattuso scenderanno in campo con il classico coltello tra i denti. Perché? Perché la vittoria ha due significati fondamentali. Il primo è quello relativo alla posizione di classifica, perché il Napoli può essere ancora secondo no, perché se l'Atalanta perde e vince il Milan e il Napoli vince, arrivano al secondo posto Napoli e Milan, e il Milan sarebbe secondo perché ha uno score migliore nella classifica avulsa con gli azzurri. Però capisci, se arrivi terzo o quarto, ma vi rendete conto che galoppata sarebbe stata per gli azzurri, che non vedono l'ora di ottenere questo successo, perché passare dal settimo posto, quando il Napoli fu sconfitto contro l'Atalanta il 21 febbraio, era settimo in classifica. Passare dal settimo posto in 3 mesi al terzo o quarto posto, amici miei, significherebbe aver fatto una scalata poderosa, e che soltanto questo Napoli di Gattuso se lo poteva permettere. Secondo dato da non sottovalutare, la voglia di riscatto, perché non dimenticate mai che un girone fa, credo 199 giorni fa, il Napoli fu sconfitto a Verona, e da quel momento in avanti scoppiò il putiferio. De Laurentiis che chiama 18 allenatori, poi i giornalisti che lo vengono a sapere perché lui glielo dice, Gattuso che si offende, e si rompono i rapporti. Da quel momento in avanti i rapporti tra De Laurentiis e Gattuso sono rimasti non tesi, però non buoni. E allora sono curioso proprio di sapere, ma se il Napoli va in Champions League, Gattuso deciderà ugualmente di andarsene? Domanda. Ma la vera domanda è un'altra. Se il Napoli dovesse andare in Champions League, De Laurentiis chiederebbe a Gattuso di restare ancora nel Napoli? Perché questa è la vera domanda. Ammesso che Gattuso possa dimenticare quanto accaduto, e lì è necessario mettere una pietra sopra per entrambi e non solo per Gattuso. Ma De Laurentiis gliel'ha mai chiesto? Scusa, ma per caso ci vogliamo ripensare? No. Gattuso ha visto i nomi di tanti allenatori venir fuori e continuano a venir fuori, e mai nessuno che li ha smentiti, né tantomeno De Laurentiis ha fatto un approccio nei suoi confronti per chiedergli di continuare ad allenare il Napoli.